Buongiorno, senti, è bene? E qua, ha rimasto così stamattina. È stabilito tutto? Tutto. Spiegato tutto, chiaramente? Tutto, tutto, non dubiti. Sì, senta, scusi, ma chiaramente come? Oddio, gli ho detto la cosa, com'è? La cosa? Già. Bisognava pur dirla, signora mia. Sì, sì, certo, ma... La cosa poi cambia, non si preoccupi, è diverso questo, secondo la qualità delle persone, i momenti, le condizioni. Ecco, sì, proprio così. Questo sia tranquilla, lo spiega per me. Come siamo noi, che è mia figlia, e accettato, senza difficoltà. Senza difficoltà, stia tranquilla. Ma tranquilla, amico mio, voi dite tranquilla. Come potrei stare tranquilla? Ma com'è? Ditemi almeno com'è. Ma un bell'uomo, io non dico mica una donna, un bell'uomo, vedrà, bella presenza. Una certa aria di dignità non affettata e nobile davvero, di nascita, un bambino. Ma i sentimenti, io dico per i sentimenti. Ottimi, ottimi, creda. E sa parlare di cosa? Ma signora, a Siracusa in tutta la Sicilia, creda, si parla benissimo. No, senti, io dico se sa parlare a modo. Capirete, in fondo è tutto qui. Una parola fuori di tono, senza quella certa, Oddio, non so proprio come esprimermi. Bisogna farsi animo, signora. Sarei una pugnalata come mia povera Agata. No, stia proprio tranquilla, mia figlia. Non uscirà mai di bocca una parola menti corretta, garantisco. È riservatissimo, misurato. Le dico un signore. E poi, capisci a volo, non tema per questa parte, garantisco. Credetemi, senti, io non so più in che mondo mi sia. Mi sento perduta, sono inebetita. Trovarsi così all'improvviso di fronte a una simile necessità. Mi parevo di quelle sciagure che, sapete, lasciano la porta aperta, così che ogni estraneo possa introdursi a curiosare. La signora nella vita. E quella figliuola, quella povera figliuola mia, se la vedeste, se la sentiste, è uno strazio. Me l'immagino. Creda, signora, che con tutto il cuore mi sono adoperato. Lo so, lo so. E vedete come parlo con voi, perché so che siete della famiglia, e più che un cugino, un fratello del nostro marchese. Famiglia? Sì, è di là. Bisogna tenerla d'occhio, non si può ancora lasciarla sola. Appena ha sentito annunziare a voi, si è lanciata giù per la finestra. Oddio, per me? No, che dite per voi, non per voi, ma perché sa la ragione per cui siete andato a Siracusa, e con chi ne sarete ritornato? Ma questo, scusi, anzi, mi pare che... Che dite? Piange, si dibatte! È uno stato di disperazione che fa paura. Ma scusi, non si era stabilito così. Non aveva lei stesso approvato. Ma sì, ma appunto per questo! Non vuole più. Ma che volere? Che dite? Come fa a volerlo? Ma deve! Deve per forza! Bisogna che lo voglia! Già, e che si faccia una ragione! Senti, senti... E mia figliola che vorrà... Ma vedrà che... Ne vorrà, vi dico! Se no. Prima non commetterà qualche sproposito. Io ho connesso troppo, lo so. Ma fidavo che Fabio fosse più prudente. E voi aprite le braccia. E già, e non ci resta altro ora che aprire le braccia, chiudere gli occhi e lasciare che la vergogna entri. No, signora, non dica così, se si sta provvedendo. Ma non dica così, vi prego. Senti, credetemi, non è altro che rimorso ora. Ciò che lei non fu altro che debolezza, ve lo giuro. Immagino. Ma non potete capire. Siete uomo voi, non siete neanche padre. Non potete capire che strazio sia per una madre vedere la propria figliola ammazzare negli anni. Perdere il primo fiore della giovinezza. Non si ha più il coraggio di usare quel rigore che la prudenza consiglia. Dico di più, che l'onestà comanda. L'onestà, l'onestà. Che scherno, caro Sergio, in certi momenti. Non possono più parlare della propria di una madre, che pure è stata nel mondo, ha amato. Con gli occhi della figliola si volgono a lei, quasi a implorare pietà. Per non concedere apertamente, fingiamo di non accorgercene. E questo silenzio, e questa finzione,
diventano complici. Finché si arriva a questo punto. Io speravo che Fabio fosse più prudente. Ma la prudenza, signora mia... Lo so, lo so! Se avessi potuto, lui stesso! Lo so, lo vedo! E come è impazzito anche lui, poverino! E se non fosse stato più galantuomo che... Crede che tutto questo sarebbe successo? Fabio è tanto buono. Sapevamo infelice, separato da quella moglie indegna. Vedete, questo, proprio questa ragione, che avrebbe dovuto impedirci di arrivare a tanto. Stava pur quella di arrivarci. Senti, vi prego, ditemelo in tutta coscienza, per carità. Voi non siete sicuro che Fabio, se fosse stato libero, avrebbe sposato la mia figliuola? Ma senza dubbio, signora. Ditelo, ditemelo in coscienza, per carità. Ma non lo vede lei stessa come era innamorato? In che stato si trova adesso? Senti, voi non potete immaginare quanta consolazione dia. Che un piccolo attestato in un momento come questo. Ma che dice mai, signora? Che pensa? Io per lei, per la signorina Agata, il massimo rispetto, la mia più sincera e devota considerazione. Grazie, senti, grazie. La prego di credermi, non mi sarei mai altrimenti interessato tanto. Grazie, senti. E credete, quando una giovane donna ha atteso per anni un compagno per la vita e non lo trova, e all'improvviso vede un uomo che meriterebbe tutto l'amore. Pensa che quell'uomo è stato oltraggiato, amareggiato, offeso educamente da un'altra donna. Non può resistere all'impulso spontaneo di dimostrargli che non tutte le donne sono come questa, che pure ce n'è qualcuna che sa rispondere all'amore con l'amore e apprezzare la fortuna che quell'altra ha calpestato. Eh sì, calpestato, povero Fabio. Dice bene, signora, non se lo meritava. La ragione dice tu non puoi, tu non devi, non solo nel cuore di lui, ma anche in quello di lei e in quello della madre, che guarda l'uno e l'altro e si strugge. Si ascoltano la ragione, si tace, si soffoca lo strazio. E alla fine viene il momento. Arriva insidiosamente. Era una deliziosa sera di maggio. Fiore e stelle fuori, dentro l'angoscia, la tenerezza più accorata. E quella madre grida dentro di sé: ma siano per la mia figliuola, una volta sola almeno, tutte le stelle e tutti i fiori. Resta lì nell'ombra, a guardia di un delitto, che tutta la natura intorno comanda. E che gli uomini e la nostra stessa coscienza un domani condanneranno. Beh, in quel momento sei felice di lasciar compiere, anche con una strana soddisfazione dei nostri sensi. E un orgoglio che sfida la condanna, anche a costo dello straccio con cui domani lo sconteremo. Così, caro, senti, io non posso essere scusata, no? Ma compatita sì, se dovrebbe morire dopo. Si muore. Resta la vergogna di aver buttato tutto in un solo momento, tutta la nostra vita in un solo momento. Sì, signora, ecco. E c'è bisogno innanzitutto di calma. Lei riconosce che finora qua tutti e tre, lei per un verso, Fabio e la signorina Agata per un altro, avete fatto troppa parte al sentimento. Sì, troppa, troppa. Ebbene, ora bisogna che il sentimento sia contento. Si ritragga per dar posto alla ragione, Sì, 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 così, sì. Per far fronte ad una necessità che non ammette gli uomini. Dunque, o meglio, Fabio. Ma prego, vada, via, non la lasci sola. Ma perché, scusi, vada, prego. Sì, l'ho preso. Ma dico, anche tu così. Carità, no, visto, non dirmi nulla. Credi di aver trovato il rimedio, tu? Lo sai che hai fatto? Te lo dico io. Hai dato soltanto il benedetto a un malato. Io? Tu, sì, l'apparenza della salute. Ma guarda, l'hai chiesto tu. Ma intendiamoci, non voglio far mica la parte del Salvatore, io. Io soffro, Maurizio. Soffro per quella povera creatura, e per me è una pena di sperlo. E non è appunto potessi un rimedio che sia giusto.
Ma proprio perché lo stimo giusto, capisci? Ma io non è l'esterno che può salvare soltanto l'apparenza e l'età. Ah, non conta più nulla adesso. Eri disperato 4 giorni fa per questa apparenza da salvare. Ora che puoi salvarla. Vedo, io non ti sembra naturale. No, caro, perché così non la salvate più. Deve essere apparenza. Bisogna che ve la diate. Tu non ti vedi, ti vedo io. E devo scuoterti per forza, tirarti su. Darti il belletto, come tu dici. Egli è qua, venuto con me. Se si deve far presto... Sì, dimmi. Ma già, è inutile. Lo hai prevenuto che non lo faccio padrone nemmeno di un centesimo? L'ho prevenuto. E ha accettato. Sei qua su me. Soltanto per essere perfettamente in grado di adempiere agli obblighi che si assume con te, date queste condizioni, chiede, mi pare giusto, la liquidazione del suo passato. Ha qualche debito? Quanti? Oh, ne immagino. Pochi, no, pochi. Perché lo vorresti anche senza debiti? Ne ha pochi. Ma bisogna che aggiunga, e me l'ha raccomandato lui stesso, bada ad aggiungerlo, che sono così pochi non per mancanza di volontà da parte sua, ma per mancanza di credito da parte degli altri. Benissimo. Non è sta confessione. Capirai che si potesse ancora ad un certo credito. Basta, per carità. Dimmi piuttosto il discorso che ne hai fatto lei. È mal vestito, come mal andato? L'ho trovato un poco deperito dall'ultima volta, ma questo si rimedia. Ho già rimediato in parte. Sai, è un uomo su cui il morale può molto. Le cattive azioni che si vede costretto a commettere. Gioca, para, ruba, che fa? Giocava. Non lo lasciano più giocare da un pezzo. Era un'amarezza che accorava. Ho passeggiato con lui tutta una notte per il lungomare. Se ne stava a Siracusa? Io no. Assicuro che è stata per me una nottata fantastica. Tra lo sprazzare di una miriade di lucciole per quei viali. Accanto a quell'uomo che parlava con una sincerità spaventosa. E come quelle lucciole innanzi agli occhi ti faceva guizzare innanzi alla mente certi pensieri inattesi dalle più oscure profondità dell'anima. Mi pareva, non so, di non essere più sulla terra, ma in una contrada di sogno, strana, lugubre, misteriosa, ove egli si aggirava da padrone. Come le cose più bizzarre, più inverosimili, potevano avvenire e sembrare naturali e consueti. Egli si era accorto, si accorge di tutto. Sorrise e mi parlò di Descartes. Di chi? Di Cartesio. Perché vedrai, e anche di una cultura specialmente filosofica. Formidabile! Mi disse che Cartesio... Ma nome di Dio, ma che mi importa di Cartesio adesso? Non lasciami dire, vedrai che te ne importerà. Mi disse che Cartesio, scrutando la nostra coscienza della realtà, ebbe uno dei più terribili pensieri che si siano mai affacciati alla mente umana, e cioè che se i sogni avessero regolarità, noi non sapremmo più distinguere i sogni dalla realtà. È provato che strano turbamento se un sogno ti si ripete più volte. Riesce quasi impossibile dubitare di non essere di fronte a una realtà, perché tutta la nostra conoscenza del mondo è sospesa a questo sottilissimo filo, la regolarità delle nostre esperienze. Noi che abbiamo questa regolarità, non possiamo immaginare quali cose possono essere reali, verosimili, perché viva fuori qualche regola, come quello morire. Tipo che a un certo punto mi fu facilissimo entrare a fargli la proposta. Parlava di certi suoi progetti, che a lui parevano più che possibili, e a me così strampalati e inattuati. La proposta mia, capisci? Diventò subito d'una facilità che più chiara, più ovvia, non si sarebbe potuto immaginare, d'una ragionevolezza che chiunque avrebbe potuto accettarla. E sbalordisci! Non fui mica io il primo a dirgli di quella condizione del danaro. Fu lui subito a protestare, ho sentito che danari niente. Non voleva neppure vederne da lontano. Ma sai perché? Perché? Perché è molto più facile, sostiene lui, essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre. Il che appunto non è facile. Oh!
E dunque, un uomo di ingegno, a quanto pare. Di molto ingegno. Deve servire male, sembra. Malissimo, malissimo, fin da ragazzo, con suo ingegno, poteva arrivare dove voleva. Studiò sempre quel che gli piaceva, quel che poteva servire di ingegno. E dice che l'educazione è la nemica della saggezza, perché l'educazione rende necessarie quelle cose di cui per essere saggi si dovrebbe fare a meno. Ebbene, l'educazione è da gran signore, gusti, abitudini, ambizioni, vizi anche. Poi, i casi della vita, il crollo finanziario del padre, e non c'è da farsene meraviglia. È anche un bell'uomo, hai detto. Sì, di bella presenza. Che cos'è? Di un po', niente, niente. Adesso comincia a temere che abbia scelto troppo bene. Ma mi piacere. Vedo del superfluo, ecco, ingegno, cultura. Filosofica. Non mi sembra che sia superfluo al caso. No, per Dio, non scherzare, io sono sulla brace. Avrei voluto di meno, ecco, un uomo modesto, una bene. Ah, che si scoprisse subito, che non avesse l'apparenza conveniente, ma scusa, bisognava anche tener conto della casa in cui doveva entrare. Un uomo mediocre, non più giovane, avrebbe dato sospetto. Ci voleva un uomo di merito, che ispirasse rispetto e considerazione. Ma insomma che domani la gente si possa spiegare la ragione per cui la signorina Renni ha potuto accettarlo. E io sono sicuro che lo accetterà. Non solo, ma mi ringrazierà un po' meglio di come stai facendo tu. Sì, si ringrazierà, te la sentissi. Gli ha detto che si deve fare più presto. Ma sì, vedrai che saprà subito entrare in confidenza. Cioè. Oddio, in quel tanto che vorrete accordargliene. Signor Marchese, la signora aspetta di là un momento. No, non posso. Devo andare con mio cugino. Bisogna che lo veda, che ci mandi. Dite alla signora che abbia un po' di pazienza. Ora non posso. Subito. Ecco, mi albergo a due passi. Ma così! Impazzisco, impazzisco, impazzisco! Fra e là mi piace. Tendi ma che mi dici? Bada, non c'è finora alcun impegno. E se tu non vuoi. No, 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 voglio vederlo, ti dico parlare. Allora andiamo, ti sto dicendo, è qui a due passi. Fabio, Fabio, correte presto! Mi scongiuro prima di non mi lasciate solo un momento come questo! Vi prego! Anche se è terribile, vi scongiuro! No, va adesso. Poi ti trovo Luca qua. Ma sì, senza impegno. Forse sarà meglio per la signorina stessa. Sì, vai. Ma oh, senza impegno. E dopo ti avrà parlato con me. Ma sì, in due minuti vado e torno. Con lui? Qua? Lasciami andare qua. Via, via. Ma dove vuoi andare? Non lo so, via. Agata, per carità. Ma sono pazzie. Ma lasciatemi. Impazzire o morire. Non c'è più scampo per me. Non è più. Ma lascia almeno che Fabio lo veda. Che gli parli. Che lo veda anche tu. No. Io? No. Ma non lo capite che mi fa orrore? Non lo capite che è mostruoso quello che volete fare di me? Ma come se io mi amasse tu stessa? No, non voglio. Ebbene no. Se tu non vuoi, no. Non lo voglio neanche io. Il mostruoso sì, è orrore anche a me. Ma hai il coraggio allora di affrontare con me la situazione? Ma che dite voi, Fabio? Siete uomo voi e potete ridere dello scandalo voi. Noi siamo due donne e l'onta si rovescerebbe completamente su di noi. Qua si tratta di scegliere fra due mari il minore. Fra l'onta davanti a tutti. E quella davanti a uno solo. Mi ha soltanto. Ma dovrò starci io con quest'uomo. Vedermelo davanti, quest'uomo che deve essere vivo. Vieni se si presta a questo. No, non voglio, vi prego, non voglio vederlo. Lasciatemi andare. Ma dove, figlia mia? E che vuoi fare? Vuoi affrontare lo scandalo? Perché se dove questo, io... No, mamma. No, per te io. Ma che tu dici per me? Non pensare a me, figlia mia. Qua non c'è da risparmiare dolore l'un l'altro. E da fuggire. Dobbiamo stare insieme. A soffrire tutte e tre insieme. Perché il male? Lo abbiamo fatto tutti e tre. No, tu no, mamma. Io sì, figlia mia, e ti giuro che soffro più di te. No, mamma, perché io soffro anche per te. Io solo per te. E perciò di più, figlia mia,
Non la divido io la mia pena perché sono tutta in te. No, aspetta. Si tratta di... È orribile, è orribile. Non so, ma vediamolo prima. Non posso. Ma siamo noi qui con te! Siamo noi! Non ci inganno, non nascondiamo nulla! Rimaniamo io e Fabio accanto a te! Ma sarà qui, te lo immagini, qui sempre tra noi, Fabio! Uno che sa ciò che nascondiamo agli altri! Ma avrà anche lui interesse di nasconderlo, per sé e anche a se stesso! E starà, immagini! Se non ci starà, tanto meglio per noi! Appena accennerà di non volerci più stare, avrò io il mezzo di farlo andare via, tanto non ci porterà più di lui. Già, capisci, figlia mia, perché per sempre? Può essere per poco. Per poco, sarà anche a noi che sia per poco. No, ce lo troveremo sempre davanti. Ma aspettiamo prima di conoscerlo. E senti, ha... Ci sarà molto, rassicurato. È molto intelligente. Ah, eccolo, sarà lui che arriva. Mamma, ti prego, andiamo via. Passiamo sì, via, andiamo via, allora. Sta tranquilla. Avanti. Il signor Setti con un signore. Fa passare. Prego. Fabio, ti presento il mio amico, Angelo Baldovino. Il mio cugino, Fabio Conti, il marchese. Prego, si accomodi. Voi avete da parlare e io vi lascio. Ci vediamo più tardi al tempo noi, eh? Addio Fabio. Addio. Le chiedo prima di tutto una grazia. Dica, dica. Signor Marchese, che mi parli aperto. Ah, sì, sì. Anzi, non chiedo rimedio. Grazie. Lei forse però non intende questa espressione aperto come la intendo io. Ma aperto con tutta franchezza. E come allora? Non basta. Ecco, veda, signor Marchese, inevitabilmente noi ci costruiamo. Mi spiego. Io entro qua e divento subito di fronte a lei quello che devo essere. Quello che posso essere, mi costruisco, me ne presento cioè in una forma adatta alla relazione che devo contrarre con lei. E lo stesso fa di sé anche lei che mi riceve. Ma in fondo, dentro queste costruzioni nostre messe così di fronte, dietro le gelosie e le imposte, restano poi ben nascosti sia i nostri più segreti, i nostri più intimi sentimenti, tutto ciò che siamo per noi stessi fuori dalle relazioni che vogliamo stabilire. Mi sono spiegato? Ah, sì, sì, benissimo. Ah, benissimo. Mio cugino mi ha detto che lei è molto intelligente. Ecco, lei forse crede adesso che abbia voluto darle un saggio della mia intelligenza. No, no, dico così perché approvo. Approvo ciò che lei ha saputo dire così bene. Comincio io allora, se permette, a parlare a me. Provo da un pezzo, signor Marchese, tecnico, un disgusto indicibile delle abiette costruzioni di me, che devo mandare avanti nelle relazioni che mi vedo costretto a stabilire con i miei, diciamo sì, se le ho sofferto. No, prego, dica pure. Io mi vedo di continuo, signor Marchese, dico, ma quanto è vile, ma com'è indegno questo che tu ora stai facendo? Ma no, perché? Perché sì, scusi. Lei non più potrebbe domandarmi perché allora lo faccio, ma perché molto per colpa mia, molto anche per colpa d'altri, e ora per necessità di cose non posso fare altrimenti. Volerci in un modo o nell'altro, signor Marchese, questo fatto. Tutto sta poi se possiamo essere quali ci vogliamo. Non siamo soli, siamo noi e la bestia che ci porta. Lei ha un bel bastonarla, non si riduce mai a ragione. Provi a persuadere l'asino a non andare alla senda dei precipizi. Si piglia nerbate, cinchiate, strattoni, cavalli, perché non ne può far di meno. E dopo che l'era bastonata, pestata ben bene, le guardi un po' gli occhi addogliati. Scusi, non le sente pietà? Dico pietà, non scusate. L'intelligenza che scusa la bestia si imbestialisce anch'essa, ma la pietà è un'altra cosa, non le pare.
Ah, certo, certo. Ci vogliamo dunque venire a noi? Ci siamo, signor Marchese. Vi ho detto questo per farle intendere che, avendo il sentimento di quel che faccio, ho anche una certa dignità che mi preme di salvare. Non c'è altro mezzo di salvarlo che parlando aperto. Fingere sarebbe orribile, oltre che laido volgarissimo, la verità. Ah, sì, sì, chiaramente. Vedremo di intendersi. E allora, se permette, domanderò. Come dice? Le farò qualche domanda, se permette. Ah, sì, domandi pure. Ecco, ho qua gli estremi della situazione. Dovendo fare una cosa seria, meglio per lei, meglio per me. Lei, signor Marchese, è l'amante della signorina... Ma no, scusi, così! Vede, lei ragazzi, dalla fine della mia domanda. Ma certo, perché... Non è vero? Dici che non è vero? E allora mi scusi, signor Marchese, le ho detto che ho la mia dignità. Non può più restarmi ad una pesca umiliante come mia. Ma come? Io credo che anzi così come vuole fare lei. Si inganna. La mia dignità, quella che può essere... Posso salvarla solamente a patto che le parli con me come con la sua stessa coscienza. Così, signor Marchese, non ne facciamo niente. Non mi presto attenzioni indecorose. La verità. Mi vuole rispondere? Sì. Sì, ma non c'è il codesto Carpino, mentalità. Lei vuole alludere alla signorina Agata Renni? Agata Renni, precisamente, 35 anni. No, 34. Con più di 9 il mese scorso, lungo il 35esimo. E... ci sarebbe una mamma? Ma scusi! È scrupolo, creda, nient'altro che scrupolo da parte mia, affidamento per lei. Mi troverà sempre così preciso, signor Marchese. Ebbene sì, c'è la madre. Quanti anni, scusi? Ma non lo so, 56, 57. Soltanto? Ecco perché... dico francamente, sarebbe meglio che non ci fosse. La madre è una costruzione irriducibile. Ma sapevo che c'era. Dunque, abbondiamo un poco, diciamo 58. Ora, scusi, devo toccare un altro tasto molto delicato. Mia moglie? Ne è separato, per torti. Lo so, lei è un perfetto gentiluomo e che non è capace di farne è destinato a riceverne. Per torti dunque della moglie, e ha trovato qua una consolazione. Ma la vita, trista usuraia, si fa pagare quell'uno di beni che concede con 100 di noi e di dispiaceri. Purtroppo. La deve sapere. Bisogna che la sconti la sua consolazione, signor Marchese. Ha davanti l'ombra minacciosa di un protesto senza dilazione. Vengo io a mettere una firma d'avallo e ad assumermi di pagare la sua cambiale. Non può credere, signor Marchese, quanto piacere mi faccia questa vendetta che posso prendermi contro la società che nega ogni credito alla mia firma. Imporre questa mia firma, dire, ecco qua, uno ha preso la vita ciò che non doveva e ora pago io per lui. Perché se io non pagassi qua un'onestà famiglia, qua l'onore di una famiglia farebbe bancarotta. Signor Marchese, che per me è una bella soddisfazione, una rivincita, creda che non lo faccio per altro. E ne dubbio. Mi ha tutto il diritto, perché io sono, mi permetto un paragone? Ma sì, dica, dica. Come uno che venga a mettere in circolazione oro sonante in un paese che non conosca altro che moneta di carta. Subito si diffida dal loro valore naturale, crea la tentazione di rifiutarlo, no? Ma è oro, ti assicuro, signor Marchese, non ho potuto sperperarlo prima perché lo è nell'anima e non nelle tasche, altrimenti... Ecco, bene... E allora questo, benissimo, io non vado cercando altro, signor Baldovino, l'onestà, la bontà dei sentimenti. Ho anche i ricordi della mia famiglia. Mi è potuto costare di sacrifici da non proprio, di amarezze senza fine, di ribrezzo, di schifo, essere disonesto. Cosa vuole che mi costi l'onestà? Lei mi invita, se dico doppiamente a nozze, sposerò per finta una donna, ma sul serio, lo sposo l'onestà. Così, e basta. Mi basta questo. Basta. Le pare che le basti. Come dice? Scusi, perché se le conseguenze? Non capisco. Vedo che lei, certamente perché soffre davanti a me, fa se stessa una grande esperienza per resistere a questa situazione penosa, pure di uscirne tratta con molta leggerezza la cosa. No, no, tutt'altro. Come con leggerezza? Permette?
La mia onestà, signor Marchese, deve essere o non deve essere? Ma sì che deve essere, è l'unica condizione che le pongo. Benissimo. Nei miei sentimenti, nella mia volontà, in tutti i miei atti, c'è. Me la sento, la voglio, la dimostrerò. Ebbene? Che bene, gli ho detto che mi basta questo. Ma le conseguenze, signor Marchese, scusi. Guardi, l'onestà così come lei la vuole da me, che cos'è? Ci pensi un po'. Niente. Un'astrazione, una pura forma, diciamo l'assoluto. Ora scusi, se io devo essere così onesto, bisognerà pure che io la viva, per così dire, questa astrazione, che dia corpo a questa pura forma, che io senta questa onestà astratta e assoluta. E quali saranno allora le conseguenze? Ma prima di tutte questo, guardi, che io dovrò essere un tiranno. Un tiranno? Per forza, senza volerlo. Per ciò che riguarda la pura forma, intendiamoci, resto non mi appartiene, ma per la pura forma, onesto come lei mi vuole, e come io mi voglio, di necessità devo essere un tiranno, glielo avverto. Vorrò rispettare fino allo scrupolo tutte le apparenze, il che di necessità importerà gravissimi sacrifici a lei, alla signorina, alla mamma, un'angustiosissima limitazione di libertà, il rispetto a tutte le forme astratte della vita sociale. Parliamoci chiaro, signor Marchese, anche per farle vedere che sono animato da più fermo proposito. Sa che verrà fuori subito da tutto questo ciò che si imporrà tra noi e salterà agli occhi di tutti, che trattando con me non si faccia illusioni. Onesto come io sarò, la cattiva azione la commettono loro, non io. Io in tutta questa combinazione non bella non vedo che è una cosa sola, la possibilità che loro mi fanno e che io accetto di essere onesto. Ecco, caro signore, capirà. Già lei stesso l'ha detto, io non mi trovo in condizione di seguirla bene in questo momento. Lei parla meravigliosamente, ma tocchiamo terra, per carità. Io terra? Non posso. Come non posso? Scusi, che vuol dire? Non posso, per la condizione stessa in cui lei mi mette. Io devo pagare per forza nell'astratto. Guai se toccare in terra, la realtà non è per me. Sarà di servi lei, tocchi lei, pare, io sarò da ascoltare. Sarà l'intelligenza che non scusa, ma comparisce. La bestia? Scusa, conseguenza. Ma sì, ha ragione, è proprio così. Dunque, parlo io, parla la bestia, così alla buona della terra, Lei ascolti e patisca, proprio per intenderci. Dice per me. Con lei, ma sì, con chi? No, signor Marchese, con se stesso che bisogna che lei si intenda. Io per me ho già ben inteso tutto, ho parlato tanto, non so mica parlare molto, già. Ho parlato perché voglio che lei si capisca tutto bene. Chi? Lei, per me già ci sono, che devo fare io? Nulla. Rappresento la forma. L'azione è non bella, la commette lei. L'ha già commessa e io gliela riparo. Se guiderà a commetterla e io la nasconderò. Ma per nasconderla bene, nel suo stesso interesse e nell'interesse anche della signorina, bisogna che lei mi rispetti, e non le sarà facile nella parte che si vuole riservare. Rispetti, dico, non propriamente me, ma la forma che io rappresento, l'onesto marito di una signora per bene. Non la vuole rispettare? Ma sì, certo. E non capisce che sarà tanto più rigorosa e tiranna questa forma quanto più pura le vorrà che sia la mia onestà? Per questo le dicevo delle conseguenze, non per me, per lei. Io guardo con niente per la mia filosofia e per salvare in queste condizioni la mia dignità mi basterà vedere nella donna che di nome sarà mia una madre. Già, benissimo. E concepire i miei rapporti con lei attraverso la creaturina che verrà, cioè attraverso l'ufficio che mi toccherà da dentro. Candido, nobilissimo ufficio, tutto compreso dell'innocenza, del nascituro, della nascitura che sarà. Va bene così? Benissimo, sì, benissimo. Per me vale benissimo, non per lei. Lei, signor Marchese, più approfio, va incontro a un mondo di guai. Come? Oh, perché, scusi? Io non vedo tutte queste difficoltà che vede lei. Credo mio obbligo fargliela vedere, signor Marchese. Allora, lei è un gentiluomo. Necessità di cose, di condizioni, la costringono a non agire onestamente. Ma lei non può fare a meno dell'onestà. Tanto vero che non potendola trovare ciò che fa, la vuole in me. Devo rappresentarla io, la sua onestà. Essere cioè l'onesto marito di una donna che non può essere sua moglie,
l'onesto padre di un nascituro che non può essere suo figlio. È vero questo? Sì, sì, è vero. Ma se la donna è sua e non mia, se il figliolo è suo e non mio, non capisce che non basterà che sia onesto soltanto io? Dovrò essere onesto anche lei, signor Marchese, davanti a me, per forza. Onesto io, onesti tutti, per forza. Come? Non capisco, aspetti. Lei si sente mancare il terreno sotto i piedi? No, dico, se devono mutare le condizioni. Per forza, le muta lei? Queste apparenze da salvare non sono soltanto per gli altri. Ce ne sarà una qua, anche per voi. Una che voi stessi avrete voluta e a cui io appunto dovrei dar corpo. La vostra onestà. Ci pensa lei? Ma io non ne faccio. Ma se lei sa... Appunto perché so, parlo con del mio interesse, ma non posso fare altrimenti. La consiglio di riflettere bene, signor Marchese. Capirà che se io... Ma si crede, ci ripete ancora un poco su quando gli ho detto, lo riferisca, poi si crede anche alla signorina, ma forse non ce ne sarà bisogno, perché... Che cosa crede? Oh, sarebbe in fondo naturalissimo. Io mi ritiro, mi comunicherà o mi farà comunicare in albergo le sue decisioni. Può contare intanto, signor Manchese, insieme con la signorina, sulla mia intera discrezione. Io ci conto. Sono carico per conto mio di ben altre colpe. E qui per me non c'è colpa, ma solo una sventura. Qualunque sia la sua decisione, sappia che resterò sempre gratissimo in segreto al suo cugino e avermi stimato degno di appostarmi onestamente a questo.